Come ti chiami? Chiami Ali. Di dove sei? Sento Pakistan. Cosa fai in Italia? Ha tagliato per 4 mesi. E studi l'italiano? Sì. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Osama. Sono Cosa fai in Italia? studente. Cosa studi? Language, Italian language. Di dove sei? Io sono pakistano. Come ti chiami? Brian Gonzalez. Da quanto tempo sei in Italia? È un anno. Da dove vieni? Dal Perù. Senti, da quanto tempo frequenti i nostri corsi? Un anno. Un anno, racconta cosa hai fatto nel nostro centro. Beh, ho fatto la terza media e allo stesso tempo ho fatto anche i corsi di italiano. Poi ho iniziato a fare altri corsi di italiano un po' più avanzato. Ho finito la terza media, adesso sto facendo la superiore. Sei stato contento di quello che hai fatto nel nostro Sì, centro? è molto interessante, diciamo che mi è servito tanto. Tu come ti chiami? Mi chiamo Ahmed Noman, Da dove vieni? Da Pakistan. quanto tempo sei in Italia? Sono qui da 2 anni e mezzo. Anche tu hai già fatto molti corsi nel nostro Sì, ho centro. fatto la licenza media qui, anche il corso di lingua. E E adesso? adesso farò la superiore, il corso auto di meccanica. Buongiorno, sono Marina Presutto, coordinatrice del Centro Territoriale Permanente Educazione degli Adulti di Saronno. È un centro di dipendenza ministeriale, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, abbinato all'ITIS Giulio Riva sotto la dirigenza dell'ingegner Garagiola Giuseppe. Questi centri territoriali permanenti, che esistono un po' in tutta Italia, nascono nel 1997 e vanno a sostituire le vecchie 150 ore che esistevano per il recupero della licenza elementare ai tempi in cui la licenza degli alimentari costituiva scuola dell'obbligo. I nostri centri si occupano di vari settori, tutti riguardano il recupero delle debolezze di istruzione. Il principale è quello dell'integrazione degli stranieri dal punto di vista della lingua. Infatti, noi organizziamo corsi di lingua di livello principiante o intermedio, secondo il quadro comune europeo delle lingue, e anche corsi di recupero dell'alfabetizzazione alla lettoscrittura, perché esistono numerose persone, magari anche capaci di parlare, ma che non hanno nessuna scolarizzazione e quindi nessuna capacità di leggere e scrivere. In questo momento in cui le prefetture e le questure richiedono l'esame a due da parte di tutti gli stranieri, la conoscenza della lettoscrittura diventa fondamentale. Oltre a questi tipi di corsi, poi ci sono anche corsi intermedi e, se qualcuno lo desidera, anche avanzati. Infatti, i nostri centri rilasciano anche i certificati di conoscenza della lingua italiana, per i livelli basici e anche per i livelli avanzati, in quanto siamo sede ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena per la certificazione italiana di lingua straniera. Inoltre, nei nostri centri, si svolgono i corsi di cittadinanza richiesti dalle questure per tutti gli stranieri che dopo il 12 marzo 2012 sono entrati nel territorio italiano. L'altra grande cosa di cui ci occupiamo è il recupero della licenza media, che in questo momento è il titolo minimo di scuola dell'obbligo riconosciuto. Questo è un servizio che facciamo per cittadini italiani e stranieri a partire dai 16 anni. I nostri corsi infatti sono frequentati una parte da ragazzi italiani che non hanno completato per vari motivi il percorso di studi, ma per la maggior parte da stranieri o minorenni che per lo stesso motivo non hanno completato il corso di studi o maggiorenni che devono o completare il corso o, non avendo magari le risorse finanziarie per
chiedere l'equipollenza del loro titolo di studio, preferiscono avere un titolo anche minimo di scolarizzazione italiana. Poi l'altra parte di cui ci occupiamo è il recupero delle alfabetizzazioni linguistiche, per esempio inglese, francese, tedesco, spagnolo e informatiche, per tutta la cittadinanza di Saronno e del territorio saronnese che ne fa richiesta, perché magari nei percorsi di studio o di lavoro non ha avuto l'opportunità di approfondire determinate alfabetizzazioni. Nel nostro centro sono iscritte numerose persone straniere. L'anno scorso abbiamo chiuso a giugno con 400 stranieri iscritti ai corsi di italiano e con oltre 50 persone iscritte alla licenza media, di cui più del 50% era straniero, e adesso che siamo circa alla metà di novembre siamo già oltre 200 persone iscritte ai corsi di italiano per stranieri e circa una quarantina iscritti alla licenza media. Le nazionalità sono un po' di tutto il mondo, dalla fascia del Nord Africa arabico, per quindi Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, con una grande maggioranza di egiziani marocchini, alla zona centrale, Senegal, Mali, Benin, Nigeria, Niger, per quanto riguarda l'Africa. Poi dalla parte asiatica abbiamo una grandissima componente di pakistani, una piccola componente di indiani, iraniani, afghani e siriani, e poi una grossa componente di cinesi. Dalla parte del Sud America poi ci sono ecuadoregni per la maggioranza, brasiliani, cubani, Santo Domingo, una parte anche di argentini e peruviani e anche venezuelani. E poi c'è la parte di migrazione dell'est europeo, per cui la Romania, l'Ucraina, anche la Russia e parte anche di Estonia, Lituania, qualche croato e serbo. Adesso possiamo andare a vedere qualche attività che si svolge nel nostro centro. Passiamo per esempio da attività personalizzate come l'apprendimento della lettoscrittura ai corsi A1, che sono i corsi basici, per vedere un attimino come la gente reagisce alle proposte che noi offriamo. Ecco, questo è un corso di preparazione alla lettoscrittura, è un corso personalizzato dove l'insegnante segue ogni persona da vicino per recuperare la lingua scritta e letta, anche perché molti di loro devono affrontare l'esame delle prefetture A2. E questo è un corso con sono 6-7 alunni, oggi ce ne sono solo 3, sono tutti e 3 egiziani, ma veramente in tutto il corso sono tutti egiziani. Qui da diversi anni in Italia, solo ora però sono venuti a scuola per poter superare l'esame della questura. Oggi stavamo imparando a compilare il modulo con i dati anagrafici, la differenza tra residenza e domicilio. E se si vuole si può vedere anche magari quello che stanno facendo. Stiamo imparando a scrivere perché parlano già molto bene e capiscono tutto come gli italiani. Hanno soltanto bisogno di imparare proprio a scrivere. Oggi stiamo compilando un modulo e stiamo guardando la differenza tra residenza e domicilio. Però voi potete parlare e presentarvi da soli, fortunatamente, almeno Reda. Sì. Vuoi dire di dove sei, perché sei qui? Sì, il mio nome è Reda. Io egiziano, abito a Saronno qua. Ma perché sei a scuola? No, perché solo ora? Da quanto tempo sei in Italia? Da 4 anni. E bisogna fare l'esame con la costura e fare i documenti. Anche tu, no, io prima bisogna studiare bene, scrivere bene, perché senza capace di scrivere, vogliono tutti. E non trova, quando va a una cantiera, quando va al lavoro, non lo sa cosa signori, non lo sa cosa c'è, un casino madonna come vedi. E sì. E invece sei da più tempo in Italia, no? Ah, sono 13 anni, sono qua in Italia. Vengo dall'Egitto, sono venuto qua alla scuola per imparare a leggere e scrivere bene, che mi serve anche per il lavoro. Se devi cambiare il mestiere di lavoro ti chiedono sempre cercato, oppure anche per la carta sesione, no?
deve superare l'esame della prefettura. Quindi io, sono venuto qua. Io prima vengo qua, mi dice anche, legge il massaggio, quando viene il massaggio dice adesso ho cominciato a scrivere bene, scrivere un po'. No, ha già cambiato proprio, ma anche non è tanto qua. Fra poco è già cambiato, lo faccio proprio. Sì, vengono da settembre, quindi ottobre, sì, sono due mesi di tanto, però è già cambiato proprio, sono contento troppo per questa cosa. È svegliato presto, deve prima, perché sono 10 anni qua di Italia. E perché andato... solo adesso? Ho trovato quando viene la bolletta in Ricci, Ligi, è andata a... perdi tanto il lavoro perché non lo sai, quando scrivi una carta, non dici, leggi la carta, c'è tanti fanno il corpo. Ecco, sarebbe dovuto venire questo prima. Questo è un corso di licenza media. Queste persone alla fine di questo anno scolastico potranno già fare l'esame di licenza media per ottenere il certificato minimo della scuola dell'obbligo italiano. In questo momento hanno lezione di italiano e la signora è la professoressa di italiano. Allora, io sono la professoressa di italiano e in questo momento stiamo facendo una lezione di italiano per stranieri, perché questo corso in particolare è costituito principalmente da stranieri, e ci stiamo occupando delle coniugazioni dei verbi. Quindi stiamo facendo un'esercitazione sul passato prossimo dei verbi italiani. Più avanti faremo anche qualcosa di geografia, parleremo riguardo alle lingue del mondo. Allora, lei è una degli studenti di questo corso del centro EDA. Come ti chiami? Buonasera, Giuliana. Giuliana, ok. 23 anni. 23 anni, da quanto tempo sei in Italia? 7 anni. Da 7 anni. E come mai ti sei iscritta a questi corsi del centro EDA? Per avere una possibilità di un lavoro più avanti, con questo diploma se lo prenderò. Ok, quindi principalmente è un discorso che ti serve per il lavoro. Sì. Allora, qui abbiamo un altro studente, come ti chiami? Allora, mi chiamo Youssef, vengo dal Marocco, sono qua da 3 anni, e faccio questo corso qua per capire un po' il migliore italiano e anche per problemi di lavoro. Ok, quindi ti serve sul posto di lavoro? Sì, sul posto di lavoro e anche per capire di più l'italiano un po' meglio. Ok, va bene, grazie. Grazie mille. Allora, qui abbiamo Diribe. Allora, Diribe, cosa ci racconti? Da dove vieni? Vengo dall'Etiopia. Etiopia, d'accordo. Da quanto tempo sei in Italia? Un anno. Diribe in Italia da un solo anno, quindi è temeraria a frequentare questo corso. Quindi sei qui per quale motivo? Cosa? Vuoi imparare meglio l'italiano? Sì. Ok, quindi questo corso ti serve per imparare meglio. Sì. Ok, Diribe tra l'altro è bravissima perché prende tantissimi appunti, quindi pur non comprendendo ancora bene l'italiano, però sta facendo un grande lavoro. Ok, d'accordo Diribe, grazie. Allora, qui abbiamo due studenti. Ti vuoi presentare? Sì. Buonasera, mi chiamo Michele. Ho 26 anni, vengo dal Perù, ho qua in Italia da 3 anni, sono qua da 3 anni. Ok. Io sono Rosemary, anche vengo dal Perù, sono da 2 anni qua in Italia. Mm-hmm. Ok, come mai vi siete iscritti al centro EDA? Prima perché serve per lavorare, anche penso fare un altro corso quando prendo questa licenza media. Ok, quindi principalmente per prendere la licenza media e penso un po' per migliorare anche in italiano. Ok, d'accordo, grazie. Ok, abbiamo qui un'altra studentessa, tu sei? Io sono Gambia, io ho 27 anni, io quasi 4 anni in Italia. Ok, quindi vieni dal Gambia, sei in Italia da 4 anni. Ok, e come mai ti sei iscritta al corso EDA? Per il lavoro, per anche parlare un po'. Allora, per migliorare nell'italiano, sì, sia parlato che scritto, sì. E ti serve anche sul lavoro? Sì, serve per il lavoro. Ok, va bene, grazie.
Questo è un corso principianti A1, quindi proprio la base della lingua. Sono persone che sono in Italia da poco tempo, hanno cominciato il corso solo un mese fa, per cui hanno ancora alcune difficoltà sia di comprensione che di fruizione della lingua, ma comunque adesso l'insegnante del corso spiegherà che cosa stanno facendo. Sì, in questo momento stavamo dicendo come si chiamano i vestiti, quindi ci stavamo descrivendo come ciascuno di noi è vestito usando gli aggettivi per raccontare meglio il modo in cui ciascuno di noi è vestito. Stavamo proprio appena cominciando a fare questa descrizione. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Rosaida Santos. E da quanto sei in Italia? Un mese. E da dove vieni? Via Morandi di Sarone. E il tuo paese di origine? Philippines. Filippine, ok. Come ti chiami? Mi chiamo Maimuna. E da dove vieni? Dove vieni? Senegal. E da quanto sei in Italia? 4 mesi. Da 4 mesi. La signora si chiama? Fatima. E viene dal? Dal Marocco. E da quanto è in Italia? Adesso 4 anni. Da 4 anni. E il signore è il marito? Qual è il tuo nome? Bushra. E vieni dal? Dal Pakistan. E da quanto tempo sei in Italia? 3 anni. Da 3 anni. E l'altra, lei è? Olga. E viene? In Ucraina. E da quanto sei in Italia? 1 anno. Da 1 anno. Il tuo nome? Martin. Martin, tu vieni da quale paese? Benin. Dal Benin. E da quanto sei in Italia? 6 mesi. Da 6 mesi. E come ti trovi in Italia? Mi trovo in Italia bello. Bene? Bene. Ok. Come ti chiami? Mamadou. Mamadou. Mamadou, tu vieni? Dal Senegal. Dal Senegal. E da quanto sei in Italia? 5 mesi. Da 5 mesi. E come va l'esperienza in Italia? Bene, bene. E con l'italiano? Puoi sembrare. Bene, sì. Ok. Il tuo compagno, il tuo nome? Bouabid. Bouabid, tu vieni dal? Marocco. Dal Marocco. Da quanto sei in Italia? 5 anni. Da 5 anni. E sei in Italia per lavorare, per studiare? Sì, sì. Ok. Grazie. Il signore è uno dei nostri ultimi iscritti al corso. Si chiama? Ahmad Yunis. E da dove viene? Pakistan. Dal Pakistan. Da quanto è in Italia? 5 anni. Da 5 anni. Ed è venuto in Italia per lavorare, per studiare? Lavorare. Per lavorare? Business. Per lavorare, grazie.